E ultimamente mi sono dedicata alla progettazione di una nuova attività, che è quella appunto della farmacista counselor, che è un progetto che è partito a novembre e che praticamente riguarda la presa in carico del paziente che ha una terapia oncologica orale. Un paziente normalmente viene per una terapia infusionale, accede in dei hospital o in dei service, sicuramente accede in un ambiente protetto perché è completamente sotto le cure, diciamo così, dei medici e degli infermieri. La terapia orale invece qual è il vantaggio? Quella sicuramente di poter continuare a svolgere le proprie attività quotidiane, ma per contro è un tipo di terapia che il paziente si deve autogestire. E quindi deve capire che sono terapie efficaci, terapie che possono avere degli effetti collaterali e che hanno la stessa identica importanza della terapia infusionale che viene erogata in istituto. Tutte le linee guida nazionali indicano che il paziente deve essere attivo nel suo percorso di cura per avere una maggiore aderenza alla terapia. Questo vale per la terapia infusionale, ma è importantissimo per la terapia orale. E quindi per renderlo attivo, per renderlo consapevole di questo, serve una adeguata formazione e informazione al paziente che deve avere comunque anche degli strumenti a casa che lo aiutino a gestire questa terapia. E il ruolo di questo progetto, questo della farmacista counselor, è verificare che questo sia fatto nel modo giusto a domicilio. I dati di letteratura dicono che sono molto scarsa l'aderenza delle terapie assunte a domicilio, quindi è importante appunto che vengano messe in pratica delle attività di controllo su questo. Il paziente a casa che prende una compressa non può dargli la stessa importanza di una terapia che può venire infusionale, che può essere erogata in ospedale. E quindi al primo effetto collaterale magari sospende la terapia, oppure non ritiene così importante non assumerla in maniera regolare, in maniera precisa. Quindi è proprio questa consapevolezza che deve essere praticamente trasferita al paziente. L'obiettivo principale dello studio è avere l'evidenza che questi pazienti stanno assumendo nel modo giusto queste terapie. Terapie che sono tra l'altro terapie ad altissimo costo, perché in media stiamo parlando di terapie che variano dai 2.000 ai 5.000 euro a ciclo. Quindi dobbiamo, se non altro anche per motivi economici e prima di tutto per motivi del paziente che deve assumere la terapia in modo corretto ed efficace, ma anche che non ci siano degli sprechi, quindi che la terapia deve essere efficace prima di tutto e soprattutto che non ci siano dei residui, per esempio di farmaci a casa o degli accumuli di farmaci non utilizzati a casa, come abbiamo visto a volte capita. L'altra attività importante che deve eseguire il farmacista counselor è la ricognizione dei farmaci che il paziente sta assumendo a domicilio, ma non solo dei farmaci, anche dei fitoterapici o degli integratori che lui in maniera autonoma appunto assume, perché vi possono essere delle interazioni importanti tra farmaci, ma anche tra farmaci e fitoterapici e integratori. E facendo questa ricognizione, il farmacista è in grado di intercettare queste interazioni che ci possono essere, che possono determinare una riduzione anche nell'efficacia della terapia oppure aumenti anche di effetti collaterali. E nel caso rilevasse queste interazioni, le deve comunicare appunto al medico per poter eseguire un'adeguata riconciliazione di questi farmaci.